Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Nella serata di ieri si è conclusa la prima giornata del Trofeo Mazzoni, che precede il campionato di pallacanestro di Serie B, a cui la squadra guercignana parteciperà e avrà inizio il prossimo 2 ottobre. Pertanto con il Valerio Mazzoni si saggiano le condizioni della squadra. Per questa edizione la società, spinta anche da coach Lanfranco Giordani, ha invitato al trofeo formazioni di categorie superiori, infatti Basket Ravenna, Dertona Basket e Pallacanestro Ferrara 2011 sono formazioni che militano nel campionato A2. Pallacanestro Ferrara è arrivata al Mazzoni in grosse difficoltà per via dei tanti infortuni che ha costretto i ferraresi a far scendere sul parquet centese l'Under 20 in via precauzionale. Infatti non c'è stata storia nell'incontro che li ha visti avversari di Ravenna Basket, sconfitti per 106 a 65. 100 scende sul parquet centese con Orsi Dertona, formazione di A2. Dopo un avvio promettente per i guercignani, i primi due parziali lo confermano, 23-18, 35-35, ma al rientro della pausa lunga, Dertona allunga e fino alla fine della partita non si fa riprendere. I parziali testimoniano questo, 52-59 e ultimo quarto, 74-83, risultato finale. Benedetto XIV, quindi domenica 25 alle ore 18 affronterà Ferrara per il terzo e quarto posto e Dertona Basket con Ravenna Basket si affronteranno per il primo posto. Vediamo i migliori realizzatori della partita: per Dertona Miller con 26 punti, Conti 15, Alviti 13, Mascherba 10. 100 ha una conferma, Adrian Chiera, che si conferma il miglior realizzatore in assoluto della serata e conquista il palazzetto dello sport di 100 con 28 punti. A seguire, a distanza, Bianchi 11, poi Bedetti 9 e Benfatto 8. Sentiamo ora, in conclusione, il commento a caldo di coach Lanfranco Lupo Giordani, comunque soddisfatto della prestazione dei suoi, spendendo parole di elogio per tutti, in particolare per Brighi e Chiera. Sentiamo. Giordani, a ruota libera, si è combattuto una bella partita contro una squadra più grande di noi. Abbiamo pagato un pochettino le loro percentuali altissime nel tiro da tre punti,
con Conti, Alviti, il giocatore della panchina che ha messo tiri importanti, ha messo 6-7 bombe, ha una percentuale da 3 punti veramente importante. Noi siamo rimasti in partita sempre, sono soddisfatto della partita dei miei ragazzi. Per atteggiamento e idee di quelle cose che dovevamo fare abbiamo fatto bene. Vorrei spezzare una lancia a favore delle due guardie play, Brighi e Chiera, che secondo me hanno fatto una partita sontuosa e sono convinto, come molti dicevano, che non potevamo giocare senza Caroldi, ci mancava un playmaker, che possiamo giocare in ugual modo, e oggi senza Caroldi abbiamo fatto una partita assolutamente di livello contro una squadra importante. Quindi questa è la cosa che mi interessa di più. Poi altri potevano giocare meglio, perché Pignatti non ha fatto una gran partita, Bianchi non ha fatto una gran partita, Andreaus ha fatto canestro in maniera ondivaga, e così possiamo fare sicuramente meglio, però obiettivamente secondo me abbiamo fatto una partita di spessore. Quindi diciamo così un bel ticket per la prima di campionato. Direi di sì, ci siamo, credo che devono fare abbastanza fatica per ammazzarci, questo credo che sia il punto. Ho visto che la squadra comincia ad avere il carattere giusto per combattere e giocarsi tutte le sfide. Molto bene, ti ringraziamo. Grazie.